In questo esercizio abbiamo un piano orizzontale, un blocco collegato con questo filo e la carrucola ad un altro blocco. Il blocco appoggiato sul piano ha la massa di 2 kg, l'altro blocco MA ha la massa di 500 grammi, cioè mezzo chilo. Sul blocco da 2 kg agisce una forza obliqua, una forza elastica, cioè una molla che lo tira con un angolo alfa di 32 gradi rispetto alla verticale. La molla ha questa costante elastica e il suo allungamento è di 1,6 cm. Poi c'è il coefficiente d'attrito statico tra il blocco e il piano 0,25, quindi c'è anche la forza d'attrito. Le domande del problema non le ho scritte, ma sono queste. La prima domanda è analizzare tutte le forze sul sistema e dire se questo sistema sta fermo grazie all'attrito oppure si muove. E se si muove, da che parte si muove? Cioè a destra o a sinistra. Se invece sta fermo, bisogna calcolare la forza d'attrito. Poi c'è la seconda domanda che chiede di modificare l'allungamento della molla in modo tale che se il sistema stava fermo, adesso con il nuovo allungamento della molla il sistema si deve mettere in movimento. Se invece il sistema era in movimento, con il nuovo allungamento della molla deve restare fermo. Cominciamo dall'analisi di tutte le forze. Abbiamo due oggetti, due masse, quindi abbiamo due forze peso. La forza peso sul blocco, cioè la forza di gravità con cui la Terra tira questo blocco verso il basso, la calcoliamo immediatamente, mg, g è il campo di gravità sulla superficie terrestre, e il risultato è 19,6 N. L'altra forza di gravità, che agisce su quest'altra massa appesa, è intensa a un quarto della prima, perché la massa appesa è un quarto della massa del blocco, infatti sono mezzo chilo rispetto a 2 kg. Quindi la forza di gravità che tira giù questa massa è di 4,9 N. Il calcolo è eseguito qua. Inoltre, questa forza peso che tira giù la massa MA, la forza peso A, attraverso il filo e la carrucola va ad applicarsi al mattone centrale. Quindi questo mattone centrale è tirato in realtà dalla tensione del filo, ma noi sappiamo che la tensione del filo che nasce alle due estremità del filo verso l'interno, quindi questa è una tensione, questa è l'altra, sappiamo che queste tensioni sono uguali e in condizioni di equilibrio sono uguali alla forza peso A. Quindi in pratica le carrucole e i fili servono a trasportare le forze, in questo caso la forza da 4,9 N, la trasportano e la applicano attaccata al mattone. Quindi in poche parole questa forza da 4,9 N viene trasferita al mattone centrale. Poi, continuando nell'analisi delle forze, abbiamo la forza elastica, che siccome è inclinata e dobbiamo scomporla nelle sue componenti, forza elastica parallela al piano e forza elastica perpendicolare al piano. Per prima cosa calcoliamo l'intensità della forza elastica con la legge di Hooke, la costante elastica per l'allungamento, e il risultato costante elastica per allungamento fa 32 N. Ora, utilizzando le definizioni di coseno e seno, guardando questi due triangoli congruenti che si sono formati qua, possiamo calcolare l'intensità delle due componenti, forza elastica parallela e forza elastica perpendicolare. Cominciamo dal coseno di alfa. Il coseno sappiamo che è il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo, che è forza elastica perpendicolare, diviso l'ipotenusa, che è la forza elastica. Dobbiamo ricavare la forza elastica perpendicolare, formula inversa, forza elastica per il coseno di alfa. Andiamo a sostituire i valori numerici, la forza elastica l'abbiamo appena calcolata, il risultato è 27,1 N e l'andiamo a scrivere qua, 27,1 N. Facciamo la stessa cosa con il seno di alfa, che è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, che è questo, quindi la forza elastica parallela diviso l'ipotenusa, che è la forza elastica. Con la formula inversa ricaviamo la componente parallela della forza elastica, moltiplicando 32 N la forza elastica per il seno di 32 gradi, il risultato è 17 N. Giustamente queste due componenti sono venute più deboli della forza elastica, che era l'ipotenusa, e giustamente è venuta più intensa la componente perpendicolare. Come si vede infatti dal disegno,
con un angolo di 32 gradi che è minore di 45 gradi, questa componente risulta più lunga di quest'altra, 27,1 contro 17 N. Ora andiamo a calcolare la forza normale che schiaccia il blocco contro il piano. Il blocco è schiacciato da due forze contro il piano, dalla forza peso da 19,6 N e dalla componente perpendicolare della forza elastica perpendicolare da 27,1 N. Si vede bene in questo disegno le due forze che schiacciano il blocco contro il piano. Queste due forze si sommano a dare la forza normale, che quindi vale la somma delle due, 46,7 N. Il piano, per non farsi sfondare, reagisce con la forza vincolare, che è uguale opposta alla forza normale e quindi ha la stessa intensità, 46,7 N verso l'alto. Se non ci fosse l'attrito, per esempio con un coefficiente statico uguale a 0, il mattone si sposterebbe sicuramente verso destra, perché è tirato a destra da questa componente forza elastica parallela da 17 N e a sinistra invece era tirato da questa forza da 4,9 N. Quindi è più intensa la forza che lo tira a destra di quella che lo tira a sinistra. Però c'è l'attrito che cerca di impedire il movimento e quindi nasce dalla parte sinistra. La forza d'attrito statico. Bisogna vedere se però è in grado di metterci quei newton che servono a tener fermo il sistema. Qui vediamo la situazione delle forze, è come il tiro alla fune. Abbiamo una forza che tira a destra e due forze che tirano a sinistra. E ricordiamo che in questi esercizi la partita, per così dire, si gioca sempre nella direzione parallela al piano, mai in direzione perpendicolare, perché in direzione perpendicolare al piano c'è sempre la forza vincolare che ha l'intensità giusta per annullare la forza normale. Quindi c'è sempre pareggio delle forze in direzione perpendicolare al piano. È in direzione orizzontale che quindi si gioca il tiro alla fune. Dobbiamo chiederci a questo punto se la forza d'attrito statico è sufficiente a tener fermo il sistema. Il sistema rimarrà fermo se la somma di queste due forze che tirano a sinistra, forza d'attrito statico più FPA, forza peso del blocchetto A, se queste due forze insieme riescono a contrastare la forza che tira a destra, che è da 17 N. Quindi impostiamo questa equazione, forza d'attrito statico a sinistra più forza peso A, sempre a sinistra, uguale forza elastica parallela. E vediamo quanto deve essere intensa questa forza d'attrito statico. Basta fare la formula inversa e troviamo che, come è logico, la forza d'attrito statico deve essere la differenza tra 17 e 4,9 N. È logico perché la forza d'attrito statico va in aiuto della forza più debole delle due, cioè della forza da 4,9 N, e deve metterci la differenza, cioè deve metterci quei newton che mancano a questa forza da 4,9 N per arrivare a contrastare 17 N. La differenza che deve metterci la forza d'attrito è di 12,1 N. Ora dobbiamo vedere se l'attrito ci arriva a 12,1 N e per questo motivo calcoliamo la forza d'attrito statico massima moltiplicando il coefficiente d'attrito statico 0,25 per la forza normale che abbiamo calcolato prima, che era la somma di queste due forze che tirano in basso e che schiacciavano il blocco contro il piano. Quindi 0,25 per la forza normale, 11,7 N. All'attrito abbiamo visto che servivano 12,1 N, la differenza tra queste due forze, ma non ce la fa a metterci questa forza, perché al massimo l'attrito arriva a 11,7 N. Quindi l'attrito statico massimo è minore di 12,1 N. E questo significa che il sistema si muove a destra, proprio perché l'attrito non è in grado di metterci abbastanza newton di forza, quindi vince la forza elastica parallela e si trascina a destra tutto il sistema.